coccole possono sicuramente essere un modo per migliorare la relazione con il nostro amico a quattro zampe. Ma come facciamo a capire quando è troppo e magari proprio il nostro amico si sente a disagio? Come gestire anche l'eccitazione da coccole? Ovviamente lo scopriamo grazie al nostro educatore di fiducia Fabio Marinoni, che ci spiegherà un pochino meglio che cosa sono i segnali di calma. Ben trovato, Fabio! Buonasera a tutti, buonasera Doc. Buonasera, il dottore prima ha provato a fare lo spoiler di quest'anno, ci ha provato, io l'ho tenuto a bada, ha detto non mi spoilerare le domande che faremo a Fabio, con Fabio quantomeno. Condividiamo, non ho dato calci a nessuno, non diciamo queste cose, solo carezze per il dottor Sorrentino. Ma Fabio, veniamo a noi, perché no, molto spesso comunque coccole, carezze, abbiamo detto anche nell'angolo riservato ai gatti, possono essere un toccasana per lo stress e servono anche per rilassarci, però non sempre è il momento giusto per le coccole, che magari possono provare stati emotivi differenti, quali appunto il disagio o l'eccitazione. In che modo il cane ci comunica queste emozioni? Il cane ci comunica le sue emozioni in tanti modi. In più ha tanti modi di esprimersi, ha i segnali di calma, ma anche tutto il resto, il movimento, la coda, la muscolatura, la tensione muscolare, la respirazione. E il movimento verso di noi o lontano da noi, quindi se un cane per esempio si avvicina, ci viene vicino, si appoggia il suo fianco sulle gambe nostre, è un messaggio per dire mi piace il contatto, accetterei volentieri una coccola. Se invece, se io cerco di abbassarmi verso un cane, vedo che fa un passo indietro, gira la testa o altro, è un messaggio per dire non ho tanta voglia. Se faccio le coccole al cane e comincia a saltarmi addosso, a mordicchiarmi, vuol dire che magari quelle coccole lo stanno agitando. Infatti uno degli errori che fanno tanti adopter è quello di fare le vocine al cane, quando tornano a casa dopo il lavoro. Oh, mi sei mancato! Tutte queste vocine qua agitano il cane. E poi tante volte poi si creano anche dei problemi di ansia da separazione parallelamente. Adesso io piango adesso, Fabio, io piango, cioè io sono la tipica adopter che fa le vocine, cioè neanche le vocine si possono fare, perché? Insomma, poi dipende da cane a cane, anche vero, ecco, quello. Ci sono dei cani che anche se fai le vocine non vai a rovinarli, tra virgolette. Però diciamo che l'ideale sarebbe non far pensare al cane che quello è un evento super importante. Siamo tornati a casa e va bene così. Ok, allora Fabio, noi per aiutarci però, per capire meglio cosa sono i segnali di calma, abbiamo preso proprio un video in cui ci sono diversi segnali di calma, ed è molto importante questo video qua perché riguarda l'interazione, che abbiamo parlato spesso, tra un bambino e un cane. Allora, ci aiutano le immagini, ma lascio a te la parola così ci descrivi esattamente quello che succede. E questo è un video che ho caricato sul mio canale, e qua si vede un bull terrier che sta subendo il gioco di una bambina che gli sta facendo la visita medica, in pratica, no? Però il cane è completamente a disagio, infatti fa tutti questi segnali di calma, il freezing, socchiudere gli occhi, girare la testa. È un cane che ha un ottimo autocontrollo, ha tantissima pazienza, sta sopportando la manipolazione della bambina. Diciamo che il genitore non dovrebbe stare lì col telefonino in mano a filmare, ma dovrebbe educare la bambina, dirgli di non interagire in questo modo col cane, perché se poi un giorno il cane si stufa, si gira e morde, magari poi ci si chiede come mai, e per tutti questi messaggi intanto li ha dati. Guarda, io stavo dicendo proprio poco fa al dottor Sorrentino che ha le mani in testa, non so, dottore, per colpa del video, è colpa, sì, del video, è allibito, è un attimo, è terrorizzato, però spesso si è ingenui in queste circostanze, perché in realtà si vede il cane lì che è un po' succube, no, della bambina, no. Però non si pensa che poi si possa passare alla parte successiva, che poi no, è quella che arrivano dal veterinario. Dottore, il cane ha morso la bambina, come mai? Com'è possibile? Ma noi, era un cane tanto bravo, tanto tranquillo, e poi all'improvviso è successa questa cosa qui.
in realtà il cane già ci sta comunicando tanto in questo linguaggio non verbale, per carità, lo diciamo sempre, il cane non può parlare come noi, ma la sua comunicazione non verbale è comunque efficace se noi lo sappiamo osservare. E quindi gli raccontavo proprio del caso di una mia amica che ho visto su un social, ho visto che questo bambino piccolino, al di sotto di un anno, ha iniziato a camminare intorno al suo cane, un boxer, che stava riposando in un angolo, e ha iniziato a calpestargli la zampa, a toccargli la faccia, a cascargli addosso, e tutto ovviamente ripreso col cellulare, quindi una cosa abbastanza simile. Poi dipende dal cane magari anche, però sono comportamenti un pochino complicati. A volte il genitore è quello che va educato, Fabio, è quello che diciamo sempre. È proprio così, perché anche in questo video si vede il genitore che sta filmando. Probabilmente il genitore il suo approccio è positivo, pensa che carini, stanno giocando, invece il cane sta mandando un sacco di segnali, ma bisogna saperli leggere. Il cane è un animale diverso da noi, non comunica come noi, e tante volte interpretare male o non interpretare i segnali del cane sul lungo periodo può portare poi a situazioni in cui si dice: ma il cane ha morso, ma non l'ha inaspettatamente. Però non è inaspettatamente, perché segnali il cane li dà. È chiaro che se il cane dà segnali una volta, due, tre, dieci, non vengono mai ascoltati, poi passa alla comunicazione successiva, che può essere il ringhio, far vedere i denti, fino a mordere. Fabio, arriviamo ora all'altra domanda. Nel frattempo Laura dice che è una puntata ricca di consigli per interagire bene con i nostri amici a quattro zampe, per questo ci ringrazia e ti ringrazio ovviamente. Però i segnali di calma chiaramente non sono utilizzati dal nostro cane solamente in situazioni difficili come queste che abbiamo enunciato poco fa, in realtà sono presenti anche in delle situazioni di relax in cui ha comunque qualcosa da dire il nostro cane, per esempio. Effettivamente è così, i segnali di calma i cani li usano in diversi momenti, sia momenti di stress, di disagio, ma anche momenti anche di tranquillità. Per esempio, se due cani in libertà si stanno avvicinando per conoscersi, uno dei due magari fa un cambio di direzione, fa una curva, annusa per terra, gira un po' la testa e poi arriva ad annusare l'altro cane, tutto quel rituale fatto prima sono in realtà dei segnali di calma. È un modo per dire: sto venendo da te, sono pacifico, non ho intenzioni belliche, e l'emozione lì è comunque positiva, non è un cane in difficoltà. Quindi i segnali di calma i cani li usano tanto. L'errore che fanno tante volte le persone è quello di vedere un segnale di calma e dare l'interpretazione. Tipo il cane sbadiglia, allora è stressato. Non è così, bisogna sempre valutare tutto l'insieme, tutti i segnali che il cane dà in quel momento, sono magari più di uno nello stesso momento, l'ambiente, le persone che ci sono, gli altri cani, bisogna valutare tutto per dare un'interpretazione, non basta un segnale. Fabio, ma i segnali di calma dipendono esclusivamente dall'etogramma del cane oppure possono cambiare in base alla razza, all'età e altri fattori? No, in genere sono segnali uguali per tutti i cani. È chiaro che per via della morfologia alcuni cani non possono dare quei segnali. Per esempio, cani che magari danno segnali di calma con l'utilizzo delle orecchie, per esempio, cani lupoidi riescono a farlo, cani tipo i segugi che hanno le orecchie pendule non riescono a utilizzarle. O vi viene in mente il Rhodesian col suo pelo sulla schiena, al contrario, la piloerezione è comunque un segnale di calma non controllato, il cane non controlla quella cosa, e quindi col pelo sulla schiena al contrario non può darlo. Quindi di base l'etogramma è uguale per tutti i cani, però per via della morfologia alcuni segnali, alcune razze può essere che non riescano a darli. Fabio, ultima curiosità per te. Invece esistono dei segnali calmanti da parte dell'adopter? Cioè magari appunto ci troviamo a gestire una situazione complicata, noi vogliamo calmare il nostro cane, dirgli che è tutto ok. Come possiamo fare? Allora, noi non possiamo comportarci come i cani. A volte mi capita di vedere persone che si avvicinano verso un cane, girano la testa, si leccano il naso. No, davvero? Sì, purtroppo anche alcuni colleghi fanno queste cose.
però i cani, noi non comunichiamo come i cani e quindi non ha senso che noi ci comportiamo. E il dottor Sorrentino sta ridendo, cioè il dottore non rida, lei lo fa. Non la prego. Lui lo fa, ha detto adesso che lo fa, si mette così tutto storto. Mi faccia vedere una prova? Anche un po' così. Perfetto. È bravissimo. Cioè. Scusa Fabio. Eh no, ma fa ridere però. Fa ridere. E va bene, insomma, anche noi lo possiamo fare, ma non pensiamo di essere come loro, così viceversa, cioè ogni volta diciamo mettiamoci nei panni del cane, ecco, insomma, stiamo attenti poi a non scambiarci io avrei problemi con la piloerezione della capoccia, quindi avrei veramente un problema. Certo, va benissimo, ma noi dobbiamo salutarci che siamo in super ritardo. Fabio, grazie mille, questa lezione è stata super interessante, quindi ovviamente se arriveranno delle domande sarà nostra premura poi girartele in base a questo tema, perché ovviamente è un tema molto ampio e complicato da trattare, ma l'appuntamento con te per fortuna è la prossima settimana, quindi ci vediamo martedì prossimo e risponderemo a tutti. Grazie Fabio. Grazie, buonanotte. Ciao. Grazie mille.